Madrid il progetto Italia Danza 24. Fino ad ora siamo stati a Sofia, Colonia e a Oslo, e a Madrid, nella Galleria delle Collezioni Reali e all'Istituto Italiano di Cultura, concludiamo questo percorso fatto di una successione di piccole creazioni di danza, le nostre microdanze, e di luoghi sempre straordinari, alla ricerca di un dialogo con l'opera, con lo spazio monumentale e con pubblici diversi, cioè sia spettatori della nostra disciplina, sia visitatori invece dell'arte. Viviamo un periodo storico nel quale è sempre più importante la connessione, quindi tra istituzioni culturali, tra le istituzioni culturali e il resto della società, sempre nel segno dell'arte. Il progetto Italia Danza, da questo punto di vista, con questa proiezione internazionale, grazie alla Direzione Generale della Diplomazia Culturale del MAECI, ha anche la possibilità di rivolgersi verso l'estero, quindi raccontare un po' un'Italia nella quale il patrimonio e la creazione contano tanto. Lo facciamo appunto con sostegni istituzionali importanti, tra cui anche la Regione Emilia-Romagna e la città di Reggio Emilia, e lo facciamo con il desiderio di far crescere la danza, ma anche il ruolo di Ater Balletto, Centro Coreografico Nazionale, in un momento di passaggio. Siamo diventati Centro Coreografico Nazionale e andiamo ad avere uno spazio sempre maggiore sui palcoscenici italiani e internazionali. Ogni progetto deve potersi sviluppare. Le microdanze hanno una durata breve, rappresentano il punto di vista di un coreografo e di una disciplina. Per noi andare avanti significa aprirci a una dimensione ibrida, quindi il prossimo progetto, che sarà presentato l'11 giugno a Roma presso la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, il prossimo progetto è fatto in collaborazione con un teatro nazionale, quello di Torino, e con il Teatro Reggio di Parma. Significa che musica, teatro e danza coesistono intorno a cosa? Al combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi, che compie 400 anni proprio quest'anno. Quindi uno degli emblemi di un modo di pensare insieme letteratura e espressività musicale. Noi ci aggiungiamo un punto di vista teatrale e trasformiamo Tancredi e Clorinda in due danzatori. Credo che questo sia molto interessante dal punto di vista della ricerca artistica, ma anche un forte segno che noi mettiamo a disposizione ancora una volta di dimensioni site specifiche, cioè musei in primo luogo e in secondo luogo una tournée internazionale con gli istituti italiani di cultura. Siamo nell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, che dall'anno della sua istituzione, il 1939, ha sede nel Palacio de Abrantes, che è un palazzo che appartiene al patrimonio storico della città di Madrid. Dal 1939, fin da questa data, l'Istituto ha rappresentato un punto di riferimento della cultura italiana per i madrileni e ha rappresentato appunto un luogo per l'incontro e di diffusione della lingua e della cultura italiana. E quindi rappresenta sicuramente un obiettivo primario per noi, quello di sviluppare ancora di più le relazioni puntando sulla collaborazione, sviluppando appunto la creazione congiunta tra la cultura italiana e la cultura spagnola. Il progetto delle microdanze è proprio emblematico, simboleggia appieno la nostra filosofia di lavoro, che è quella di trovare il punto di incontro tra la cultura italiana e spagnola per dare vita a nuovi progetti. Siamo riusciti a realizzare un percorso simbolico che dalle gallerie delle collezioni reali, che sono simbolo del patrimonio storico spagnolo, porta al nostro istituto, che anche qui è simbolo della cultura italiana a Madrid e in Spagna. E abbiamo fatto un sopralluogo con Gigi Cristoforetti un paio di mesi fa, abbiamo individuato quali luoghi potessero essere più suggestivi per ospitare questo progetto straordinario, che porta e fa vedere l'eccellenza della cultura italiana contemporanea rappresentata dalla danza, e quindi siamo riusciti in questo progetto davvero molto emozionante e straordinario.